Ciao, oggi è lunedì ed è un lunedì pazzesco perché mi è appena arrivata una mail di conferma di un lavoro che devo fare in giro per Roma di reportage. Devo trovare un modo per coinvolgervi perché dovete venire con me, virtualmente. Ora facciamo così, voi mandatemi un video in cui mi dite un luogo di Roma che per voi è importante e che volete rivedere attraverso le mie riprese e perché per voi è importante. E mo vediamo che mi mandate. Intanto questo lunedì finisce così. Martedì, devo fare un salto allo studio a prendere delle attrezzature, quindi sono 5 settimane che non vedo quel posto. Dai, namo. C'è niente da fa, sto luogo vuoto fa sempre effetto. Prepariamoci uno zainetto. Questo zaino forse è quello che preferisco in assoluto. Io ancora non ho fatto il video dedicato agli zaini. Mi dispiace, a breve faremo tutto. Ci portiamo lei, Madonna che fomento ragazzi, mannaggia che bello. Adesso metto in carica tutto così domani siamo pronti all'azione. Oddio quanto mi mancava montare le attrezzature, che bello. Ah sì. È tutto pronto, ho preparato l'itinerario per i prossimi giorni basandomi anche sui vostri video e non sto nella pelle, dai. Mercoledì, è il grande giorno. Regà, mi tremano le mani. La cosa strana è la dose di adrenalina che ho in corpo. Come se dovessi rincontrare una persona a cui tengo tantissimo che non vedo da secoli. E questa è la sensazione che ho dentro. Dai ragazzi, bomba, si parte. Uno dei luoghi più importanti per me qui al centro di Roma è sicuramente Piazza San Pietro. Mi manca passeggiare lì in quella piazza e ne sarei grato se mi ci facessi fare un giro. Pazzesco, sta roba mi sta aprendo il cervello. Non ho mai visto ovviamente questa piazza così vuota. È uno spettacolo, è veramente uno spettacolo. Il posto che mi piacerebbe vedere di più di tutti è Via della Conciliazione. E dato che stava là la mia università ci andavo praticamente tutti i giorni, ci passavo sempre. E quindi adesso non vederla più mi manca tantissimo. E quindi Via della Conciliazione sia. Che dici? È come te la ricordavi? Era così? Madonna ragazzi, incredibile. Quella sera stavamo a Ponte Sant'Angelo a festeggiare il compleanno di un mio amico di corso. E niente, abbiamo incontrato questo artista di strada che stava suonando e totalmente a caso ci siamo messi a ballare. Mi sono portato un registratore audio per prendere questo suono in alta qualità, perché, regà, è strano. Adesso si va a Trilussa. Che bello ragazzi. Io non ho ancora smaltito quella dose di adrenalina che c'avevo qualche ora fa. C'è della follia perché sono arrivato davanti Piazza Trilussa e ho parcheggiato. Ragazzi,
Giustamente, è pieno di posti. Io di Roma Centro vorrei rivedere tantissimo Piazza Trilussa, perché era proprio un luogo di festa e di ritrovo. Per me Piazza Trilussa è proprio la birretta d'estate la sera. Puoi riportarmi nel Trastevere, abita lì la mia dolce metà che non vedo più da un mese e mi manca da impazzire. E mi manca davvero tanto camminare su quei sanpietrini, soprattutto di sera quando è illuminata dalle luci dei locali. Un posto del centro che mi piacerebbe tanto rivedere, adesso che non posso, è Via dei Cappellari, all'inizio di Campo dei Fiori, perché è lì che i miei nonni si incontrarono. Mi rimmagino la loro storia, come si sono conosciuti, e mi emoziono sempre. Il mio posto preferito è la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini in Piazza Navona. Giovedì. Ragazzi, io ancora non mi sono ripreso da ieri, ma non fisicamente, mentalmente, perché è stato... wow. Ora, prima di continuare, devo dirvi che questo video è sponsorizzato da NordVPN. E voi dite, che cos'è? È un servizio che vi permette di proteggere i vostri dati quando navigate. Potete usare siti non sicuri stando tranquilli che i vostri dati non vengano rubati, o collegarvi a reti pubbliche, tipo quelle degli hotel, senza rischi, e accedere facilmente a cataloghi di piattaforme di streaming non disponibili nel nostro paese. Usando il codice sconto CANESECCO, cliccando sul link in descrizione, avrete uno sconto del 70%, più un mese gratis se acquistate il servizio per 3 anni. Dai. Ora però questa giornata non ha senso di essere raccontata, perché sarò tutto il tempo al computer a montare. Quindi passiamo direttamente a venerdì. Oggi il meteo non è un granché, ma si va comunque a fare le riprese. Siamo arrivati a Circo Massimo. Il mio posto importante di Roma è Circo Massimo, perché dopo ho perso i sensi facendo il coglione con la bici, mi sono risvegliato con mio padre che mi prendeva a schiaffi. Il posto che vorrei rivisitare di Roma è il Colosseo. Perché una volta guardandolo di notte ho pianto, mi sono commossa guardando il Colosseo. Credo sia uno degli edifici, dei monumenti più fotografati al mondo. C'è nessuno, sono l'unico. L'unico con una macchina fotografica davanti al Colosseo. È uscito un briciolo di sole, ragazzi, sfruttiamocelo per via del corso. Andavamo a bere a Campo dei Fiori, poi naturalmente non avendo la macchina dovevamo tornare in qualche modo a casa e prendevamo il notturno che partiva da Piazza Venezia. La sera tardissimo siamo andati a fare una passeggiata in Piazza del Campidoglio. È stupenda, se puoi fammela rivedere, grazie. Ogni volta andavo davanti alla Fontana di Trevi e sognavo dentro di me di poter chiudere gli occhi, aprirli e avere 5 secondi di nessuno, solo io davanti alla Fontana di Trevi. A me piacerebbe un sacco rivedere la scalinata di Piazza di Spagna, perché lì ci ho litigato la prima volta col mio fidanzato e per la prima volta mi ha detto ti amo.
e vorrei tantissimo rivedere il Pincio. È il posto in cui io e il mio ragazzo ci siamo fidanzati, quindi niente, mi piacerebbe vederla e fargliela vedere anche a lui come adesso. Io vivo a Roma da quando sono nato e è una città che non mi stanca mai. È stato super affascinante vederla completamente deserta e da videomaker forse non me lo sarei perdonato se non fossi riuscito a riprenderla in questo momento unico. Spero sinceramente che queste immagini che ho realizzato siano irripetibili, perché spero che questa quarantena tra un po' non sia altro che un ricordo del passato. Cara Roma, devi sta pronta, perché noi tra un po' torniamo a far caciara, torniamo a correre per le strade, a far bordello. Tu mo riposati ancora un altro po', però stai in campana. Dai.